mamma mia, maledettissimi rigori, maledettissima lotteria dei rigori. Altrimenti stavamo qui veramente a raccontare una vittoria di Sinner e una vittoria della pallanuoto del Sette Bello, vittoria mondiale. Sarebbe stato visto dopo la vittoria di 3 anni fa. Peccato veramente perché quando si arriva ai rigori di tutto può accadere. E purtroppo Cannella, giocatore italiano, si porterà questo peso, il peso del suo errore che ci ha condannato praticamente per molto tempo. Però, come accade nel calcio, anche nella pallanuoto è la stessa cosa. Peccato veramente, per quanto riguarda Jannik invece, vittoria importantissima, importantissima, ma per tanti motivi. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella, mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Che dire, partiamo dalla pallanuoto, vince 15 a 14, 15 a 14, dopo sì, i calci di rigore, vabbè, non siamo nel calcio, dopo i tiri di rigore, la Spagna contro l'Italia, Spagna che è arrivata ad avere un vantaggio anche di 4 reti, l'Italia con un rimontone pazzesco fra il terzo periodo e soprattutto il quarto periodo, il quarto quarto, che rimonta ragazzi, di grinta soprattutto, di tattica grazie a Campagna, poi di grinta e di tecnica, di esecuzione perché quel tiro di Presciutti, se non erro, da distanza siderale, da casa mia letteralmente ha tirato, ci ha permesso, andando così a memoria, se non erro, di pareggiare i conti. Poi lì dovevamo difendere. Per non essere beffati, insomma, nell'ultima azione del tempo regolamentare, palla rubata. Peccato perché potevamo anche sfruttare meglio altre occasioni, troppe superiorità numeriche, magari non sfruttate, dei controfalli, cadiamo un po' nella trappola, magari, no? Degli spagnoli di metterti addosso del nervosismo, della pressione e controfallo di là. E fallo in attacco di qua e queste situazioni, però siamo bravissimi a rimontare. Poi questa stronzata dell'assenza dei supplementari in un mondiale, vabbè, perché con l'inerzia, con la spinta che avevamo, poi per carità poteva succedere qualsiasi cosa, ma con l'inerzia, con la spinta che avevamo, secondo me l'avremmo portata a casa, perché quando vieni da una rimonta simile, il tuo avversario è tramortito, gli dai la mazzata finale. Poi, per carità, può esserci sempre la reazione da parte degli avversari, però insomma, mi avete capito, ecco. E invece no, subito tiri di rigore, un errore per parte, insomma, nei 5 tiri di rigore base, diciamo così. Poi ovviamente si va ad oltranza, il primo a sbagliare, ha iniziato comunque la Spagna a tirare, quindi l'Italia aveva sempre la pressione del non dover sbagliare, altrimenti si consegnava, si sarebbe consegnato insomma il mondiale agli avversari. Purtroppo arriva il turno di Cannella, dopo due tiri di rigore precedenti, non dello stesso Cannella, ma comunque di altri giocatori veramente perfetti. Lì purtroppo da un lato è in acqua Nicosia, che arriva magari a lambire la parata, tocca la palla più volte. Poi, se non erro, vabbè, l'errore della Spagna è arrivato grazie alla traversa, al palo, se non erro, sì, alla traversa più che altro, e palla che non entra. Il nostro portiere, che per poco non riesce ad intercettare dei tiri, entra del lungo, che però anche lui comunque non riesce a magari ad intimorire anche psicologicamente gli avversari, e parate che non arrivano. E purtroppo poi arriva però la parata e l'errore, insomma, la parata del portiere spagnolo e l'errore quindi del nostro Cannella, che consegna la Coppa, insomma, il Mondiale alla Spagna. Peccato veramente, però 3 anni fa comunque siamo stati campioni in Corea del Sud, qui finale mondiale che si è decisa ai rigori, lotteria dei rigori che ora premia uno, ora premia un altro, insomma, lì è anche una questione proprio di
di saper reggere la pressione, ma tanti fattori, cioè non si possono attribuire colpe, lui ha sbagliato il rigore decisivo e ha consegnato, no, cioè, sono tanti fattori che entrano in gioco, tanti. Quindi, peccato veramente, però, bravissimi ragazzi, il set è bello, è sempre una certezza. Passiamo al tennis. Il tennis, tra l'altro poi per quanto riguarda la pallanuoto, il 7 rosa, purtroppo anche questo, un po' un rammarico, insomma, nemmeno il bronzo, partita persa e rimontate le ragazze del 7 rosa contro l'Olanda, peccato. E poi un'altra cosa da aggiungere, sul medagliere dei mondiali di nuoto in generale, Italia che chiude terza, peccato perché sarebbe stato bellissimo, sarebbe stata stupenda anche questa vittoria. Del 7 bello in finale, per un altro motivo, perché avremmo raggiunto la doppia cifra di ori, 10 ori, però vabbè, dai, comunque, Italia terza nel medagliere generale di tutti i mondiali acquatici di Budapest 2022, dietro solo a Stati Uniti primi e Cina seconda. Quindi non aggiungo altro. Bravi tutti, veramente. E passando al tennis, Jannik, vittoria importantissima perché? Innanzitutto perché siamo a Wimbledon, poi perché era una partita sentita. Vabbè, siamo a Wimbledon e hai raggiunto ovviamente i quarti di finale. Siamo su erba. Poi per tutti i cambiamenti che ha avuto Sinner nel suo team, per il fatto che stia diciamo correggendo il servizio, stia correggendo un po' il proprio gioco, eccetera, eccetera. Per il fatto che giocavi contro Alcaraz. Partita sentitissima, appena senti Sinner e Alcaraz subito scattano questi paragoni e chi vincerà lo slam prima e chi e fa e quello e quell'altro, chi vincerà più titoli e così via, no? Ormai ci siamo abituati praticamente e quindi tu in un momento del genere a Wimbledon batti 3-1 Carlos Alcaraz che praticamente per 3 set o meglio per 2 set e mezzo non riesce a tenere spesso e volentieri i piedi dentro il campo. Sinner, che ha molto di più in mano il gioco, vince il primo set 6-1, vince il secondo parziale 6-4. Poi inizia ad esserci il calo di Jannik e la contemporanea reazione di Alcaraz. Peccato veramente per quel terzo set. Alcaraz, che sì, ok, è in vantaggio 6-3. Ha 3 set point, Sinner lo rimonta, arriva ad avere 2 match point. Mamma mia, però si era capito insomma che sarebbe stato come i rigori nella pallanuoto, questo tiebreak qui fra Sinner e Alcaraz nel terzo set, una lotteria e lo vince 10 punti a 8 Alcaraz. Lì si poteva temere perché, anzi, lì io temevo la rimonta e infatti si è comunque visto che nei primi due turni di battuta di Sinner, tanta fatica, ma come si è ritirato su Jannik da campione, soprattutto in un game sotto 0-40, 3 punti da campione, con il servizio, con i suoi schemi, veramente, senza sentire un minimo di pressione. Ricordiamo che giochiamo sul centrale, siamo agli ottavi di Wimbledon, hai di fronte un tuo potenziale rivale per i prossimi 10 anni, 8-10 anni insomma praticamente, e quindi tanta roba. Poi arriva il calo, un po' inaspettato da parte mia, di Alcaraz, che comunque con un doppio fallo anche. Anzi, questo arriva prima del game che ho detto in precedenza, quindi del game in cui Sinner rimonta da 0-40. C'è il calo di Alcaraz, doppio fallo tra l'altro, e consegna il break a 30 Jannik, che poi rimonta da 0-40 nel game successivo e chiude il proprio game fondamentale. Ed è in vantaggio 4-1, 4-2, 5-2 game veramente semplicissimo, 5-3 Alcaraz deve annullare altri 3 match point, però poi hai vantaggi nel nono game del quarto parziale, chiude Jannik e si guadagna i quarti di finale molto probabilmente contro Novak Djokovic, che sta giocando in questo momento contro Van Rijthoven, che ha perso il primo set, ora siamo 3 pari e 40 pari in questo momento nel secondo parziale, quindi questo Van Rijthoven comunque vado ovviamente il suo gran figurone lo ha fatto. Quindi
magari aspettiamo insomma un Sinner Djokovic ai quarti di finale, certo si farà veramente tosta, tosta, tosta. L'altro quarto di finale già stabilito è Goffin contro Norrie. Goffin che torna per la seconda volta nella sua carriera ai quarti di Wimbledon e batte 3-7 a 2 in 4 ore e 40 di match, praticamente, partita molto lunga, Francis Tiafoe. Mentre Cameron Norrie vince molto bene, comunque 3-7 a 0 contro Tommy Paul, quindi bravo bravo anche Norrie che raggiunge i quarti di finale, e domani ci saranno gli altri 4 ottavi di finale, quindi Garin de Minaur, Nakashima Kyrgios, attenzione a Kyrgios che ha una grandissima, grandissima possibilità, grandissima possibilità di arrivare insomma quantomeno in semifinale, quindi cosa abbastanza rara quanto riguarda, anzi praticamente non è mai successo in poche parole. E poi Kubler contro Fritz, questo australiano Kubler che ha stupito comunque è arrivato agli ottavi di Wimbledon, e poi Van den Zandschulp, Nadal che ieri aveva battuto Sonego, poi con quella mezza polemica del fatto di Sonego che facesse rumore, Nadal che lo richiama a rete e quindi destabilizza potenzialmente Sonego, che poi ha da ridire qualcosa a Rafa che si scusa, insomma qualcosa è successo anche ieri, animi un pochino tesi, però poi diciamo che si è smorzato il tutto, Nadal superiore ovviamente, impartisce una bella lezione a Lorenzo, purtroppo, e raggiunge gli ottavi di finale Rafa. Intanto, cosa è successo? Scusate un attimo, che sto vedendo tutto in diretta mentre sto facendo il video. Mi sa che Van Rijthoven, che si è bloccato Sky nel frattempo. Van Rijthoven, mamma mia, che punto, ragazzi! Che punto di Van Rijthoven che strappa il break a Nole. Non so come andrà a finire questa partita, anzi. Vincerà Djokovic, però quello che sta facendo questo olandese, ripeto, veramente pazzesco, bravissimo, stupendo. Cioè, fino a 3 settimane fa giocava ai Challenger, ha vinto il primo torneo, ora è a giocarsi potenzialmente, diciamo così, i quarti di finale sul centrale di Wimbledon contro uno che lo ha vinto 6 volte Wimbledon, quindi di che parliamo? Mamma mia, spettacolo, veramente spettacolo. Bravissimo. Per quanto riguarda Jannik, insomma, non ho altro da aggiungere perché i punti fondamentali quelli sono. I motivi per i quali, insomma, questa è veramente una grande vittoria, una bella vittoria. Poi per quanto riguarda le ragazze, insomma, credo che Jabeur abbia, non dico la strada proprio spianatissima, liscia verso la finale e forse verso la vittoria del torneo, però a finale penso proprio di sì, perché comunque è nella parte bassa di tabellone. I quarti di finale contro Buzkova, eventualmente affronterebbe in caso di passaggio del turno una fra Tatiana, Maria e Niemeyer, credo si legga così, ma credo anche no, insomma, derby tedesco praticamente. Queste due che stanno sorprendendo, e quindi possiamo vedere una Jabeur, potremmo vedere una Jabeur vincente a Wimbledon. E la Jabeur che oggi ha battuto Elise Mertens 2-7-0, Neymar ha battuto 2-7-0 Heather Watson sul centrale, è padrona di casa. Tatiana Maria, e sono contentissimo, ha battuto Yelena Ostapenko 2-7-1. E Mary Butskova, credo si legga così, ha battuto Caroline Garcia. E domani gli altri ottavi di finale, scusate, che sono Cornet Tomljanovic, Cornet che ieri ha sconfitto Iga Swiatek, e non è una grossissima sorpresa per me. Perché? Perché comunque, cioè, se uno segue le partite, almeno dico proprio lì attentissimo a tutti i particolari di ogni torneo, però Swiatek era un po' di tempo che non era perfetta, anche nello stesso torneo di Wimbledon era un po' nell'aria che prima o poi, relativamente a breve, sarebbe arrivata la sconfitta dopo una lunga striscia di vittorie. È arrivata contro la Cornet, che ultimamente comunque è più in forma del solito, e quindi Cornet che affronterà Tomljanovic domani negli ottavi di finale.
e la vincente di questo match affronterà la vincente di Rybakina Martic. Poi abbiamo Badosa Alep e Anisimova Harmony Tan, che è colei che ha giustiziato praticamente, che ha sconfitto Serena Williams, ricorderete, al primo turno sul centrale. Quindi questo, ragazzi, che dire, poi vabbè, una sfilza di tornei, a parte i doppi maschile e femminile di Wimbledon, i tornei juniores, eccetera, eccetera, tanti challenger e così via, però ovviamente non li sto seguendo. E due parole sul ciclismo. Sul ciclismo, 2 giorni, questa 2 giorni, anzi questa 3 giorni danese, si chiude con la vittoria di Dylan Groenewegen, che torna alla vittoria. Ovviamente, guardate caso, ieri la vittoria di Fabio Jakobsen, oggi di Dylan Groenewegen. Per i più distratti, insomma, o meglio, per i più magari smemorati, cosa successe ormai tempo fa fra i due? Quel famoso incidente, insomma, in cui Groenewegen con una manovra che c'entra poco o nulla con lo sport e con il ciclismo in particolare, praticamente fece sfrociare, passandomi questo termine abbastanza rozzo, Jakobsen addosso alle transenne. Jakobsen, che rischiò veramente tanto, anche la vita, andò all'ospedale, eccetera, eccetera, insomma, penso ricordiate. E quindi il destino ha voluto che ieri vincesse comunque Jakobsen, dopo una gara, insomma, una tappa con quel ponte di 18 km. Si temeva per le cadute, una caduta grossa c'è stata, ma per fortuna anche di Pogačar, ad esempio, fra gli altri, entro i 3 km, quindi è scattata la neutralizzazione, e poi vince Jakobsen. Oggi Magnus Cort Nielsen, uno dei beniamini di casa, tra l'altro tifo dei danesi, veramente spettacolari, spettacolari, grandissimi veramente, e poi educati, composti, al loro posto, bravissimi, per Vingegaard, vabbè, il tifo, per Magnus Cort Nielsen in generale, per tutti i danesi. E Nielsen maglia qua, ieri che ha conquistato praticamente tutti i Gran Premi della montagna, oggi anche, perché solo lui è andato in fuga, proprio felicissimo, spensieratissimo, per farsi vedere, proprio per farsi acclamare, per prendersi tutto il tifo della folla danese. Poi viene ripreso e si arriva in volata, e Groenewegen beffa tutti, fra cui anche Wout van Aert, che ricordiamo è in maglia gialla per via dei piazzamenti, ma 3 tappe, 3 secondi posti, direi che un po' gli rode al ragazzo, direi, ma giusto poco, cioè 3 tappe, sì, ok, hai la maglia gialla, ma 3 tappe, 3 secondi posti, nella cronometro battuto da Lampaert, oggi battuto di pochissimo, ieri battuto da Jakobsen, sempre secondo, insomma. Direi pensieri e umori contrastanti, ecco, secondo me. E quindi questo, ragazzi, scusate se sono un pochino rallentato, ma sono abbastanza stanco. E ditemi la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi, campanella, mi piace e buonanotte a tutti, forza azzurri, forza tutti gli italiani sempre, forza Italia in generale, al prossimo video.